Il prefetto di Salerno, Gerarda Maria Pantalone, ha incontrato i 27 sindaci dei 28 comuni al voto nel corso della tornata amministrativa che si concluderà con i ballottaggi del 20 e 21 maggio. Ai sindaci il prefetto ha dimostrato grande disponibilità alla collaborazione, anzi ha affermato che la collaborazione tra lo Stato che le rappresenta, i sindaci che rappresentano il territorio, deve anche andare al di là di ogni formalismo. Durante l'incontro, smessi gli abiti formali dell'incontro di rappresentanza, il prefetto si è intrattenuta in maniera informale con i primi cittadini e con loro ha parlato dei problemi che affliggono il territorio, tra questi le scarse risorse finanziarie, ma anche gli scarsi servizi. Nessuno di noi ha una bacchetta magica e nessuno di noi ha la soluzione per le problematiche, però sicuramente a sederci intorno a un tavolo, ascoltare, cercare di esaminarle tutte e mettere in campo tutte le nostre forze per risolvere è il nostro lavoro, è la nostra missione ed è quello che proveremo a fare. I problemi più o meno possono essere simili, anche se la maggior parte dei sindaci presenti erano nelle zone del Cilento, del Vallo di Diano, quindi forse qualcosa cambia. Però da noi per esempio c'è il problema immondizia, criminalità, ecco, questi sono i due problemi principali, a parte il problema delle risorse. Però qualcosa che noi possiamo chiedere al prefetto, un maggior controllo per quanto riguarda il territorio per la criminalità e poi un aiuto per quanto riguarda il problema dell'immondizia. Il problema più grave è la viabilità. Solleciteremo anche in altre occasioni, vista anche la disponibilità del prefetto, che i tratti di strada tra Sacco, Roscigno, quelle aree da interrotte già quasi da 2 anni, vengano ripristinate e ci sia pari dignità per quel territorio. Questo sicuramente è uno dei punti su cui ci confronteremo di più con il prefetto.